Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi andiamo allo Zoo Safari di Ravenna. Vabbè, lo Zoo Safari di Ravenna, mitico! Sì, Lumba, mitico. Dai, dai, andiamo a vedere gli animali, che non sto più nella pelle. D'accordo, Lumba, andiamo. Ed ecco qua i nostri primi animali. Ma sono cervi! Sì, sono proprio cervi. È un intero branco di cervi, però. Guarda come corre quello. Sì, corre molto. Dove sono i cervi maschi? Non lo so, forse stanno dall'altra parte. Guarda, guarda. Oh, le zebre, eccole là. Caspita, eccole là le zebre. Dai, dai, andiamo più da vicino, così le riprendiamo bene. Ok. Qui c'è uno struzzo. Sì, questo è proprio lo struzzo. Rimane così perché è stanco, vero? Sì, rimane così perché è stanco. O forse perché sta covando qualcosa. Forse starà covando qualche uovo. Per questo rimane sdraiato per terra. Vero. E lo struzzo è un grande grosso uccello. Sì, lo sappiamo. Comunque andiamo avanti, non ho altro da aggiungere sullo struzzo. Va bene, ciao struzzo. Lì vedo un antilope. Sì, è un antilope quello. E sta mangiando l'erba. Sì, perché gli antilopi sono erbivori. Cosa hai da dire, Lumba, su quest'antilope? Che sono capre selvatiche africane. Ok. Va bene, andiamo avanti. Ciao antilope. Qui ci sono le giraffe, cibo. Wow, sì, ci sono proprio le giraffe. Gli animali con il collo lungo e a macchie. Sì, sono proprio le giraffe. Ce ne sono tre in questa gabbia. Ah, ce ne sono tante. È vero, ce ne sono proprio tante di giraffe. Però che gabbia enorme che hanno. Sì, hanno proprio una casa bella enorme. Comunque, avete visto come passano vicino a noi per farsi fare filmati? Sì, passano vicino a noi per farsi filmati. D'accordo, proseguiamo. Ciao, giraffe. Lì in quel lago vedo due ippopotami. E stanno facendo il bagno nel fiume. Non lo so, ragazzi, questo zoo mi sta piacendo un sacco. Sì, anche a me sta piacendo un sacco. Comunque ci stanno fissando. Sì, ci fissano. Ok, andiamo avanti. Ciao ippopotami. Guardate lì, c'è il leone. Ah sì, il leone. Caspita, è lui, il re della savana. Il re di tutti gli animali. Però ne vedo due da qui. Solo che stiamo nel safari, hanno una gabbia davvero enorme. Ok, andiamo avanti, vediamo se ne possiamo cercarne altri. D'accordo. Da qui vediamo la leonessa. Sì, da qui vediamo la leonessa. Però avete visto come si muove? Comunque andiamo avanti. Ciao leonessa. Qui vediamo altri leoni. Solo che stanno dormendo. Oh sì, stanno dormendo, riposano. Quello ha aperto gli occhi. Sì, ha aperto proprio gli occhi. Sembra minacciosissimo quando sta sdraiato. Guarda, sta muovendo la testa. Sì, muove la testa. D'accordo. Però ci sta osservando. Ok, andiamo avanti prima che ci attacchi. Ciao leoni. Lì c'è una leonessa in quel recinto. Però c'è la leonessa. Però c'è anche il cucciolo, l'avete visto? Dov'è il leoncino? Dov'è il leoncino? Lì, vedi? Non vedi quella cosa che si muove? Aspetta, aspetta. Caspita, è vero, lo vedo. Che tenero però. Allora mamma leonessa sta proteggendo il suo cucciolo. Che tenero quel piccolo leoncino. Solo che con la criniera. Però i leoncini non hanno la criniera. Così lo vediamo bene il cucciolo. Però è già diventato adulto. Ok, ma quindi non c'è bisogno che la mamma leonessa non lo protegga? No, perché è già adulto. Ok.
Comunque andiamo avanti. Vabbè, ma va bene, ciao Leone e Leonessa. Oh, guardate chi c'è qua. Oh, le tigri. Sì, sono le tigri. Però come sono mitiche le tigri? Perché guarda, anche loro hanno le strisce. Vero, anche loro hanno le strisce come le zebre. Che cosa stanno aspettando? Mi sa che i ranger li stanno allontanando con la macchina per non farsi per evitare che sbranino gli umani. Ok. D'accordo, proseguiamo. Dai Zeta, andiamo a vederli più da vicino. D'accordo. Lì vedo una tigre che sta facendo il bagno. Sì, sta facendo il bagno. Perché le tigri non sono come i gatti che non amano l'acqua. Perché loro amano l'acqua. Ah, ok, allora non sono fifone. No, non sono fifone. Comunque anch'io dovrei superare la paura dell'acqua. Perché? Non l'hai superata? Sì, l'ho già superata. Va bene, andiamo a vedere le altre da vicino. D'accordo. Comunque quella tigre lì ha finito di fare il suo bagno nell'acqua. Sì, ora è pulito come una rosa. Beh, anche il cameraman si fa il bagno per tenersi pulito. Cameraman, fai bene a farti il bagno. Grazie, Lumba, grazie. Ok, proseguiamo. Ciao, tigre. Da qui vediamo un intero branco di antilopi. Però sì, è un intero branco di antilopi. Ci sono antilopi maschi e antilopi piccoli. Oh, è arrivato pure un emu. Oh, eccone un altro. Oh, di là si vedono anche le zebre. Comunque sono eleganti gli antilopi. Lo so che sono eleganti gli antilopi, Lumba. Hai qualcosa da dire sugli antilopi? No. Allora proseguiamo. Ciao antilopi. Ed eccoli qui i nostri animali a due gobbe. I cammelli. Mi ricordo un cammello che ho sfidato qualche giorno fa a Zoo City. E chi ha vinto? Tu o il cammello? Il cammello. Mi ha dato un calcio e ha vinto lui. Ah, bei ricordi. No, sono brutti ricordi. Bei ricordi. Brutti ricordi. Oh, ragazzi, basta litigare. Sono brutti ricordi, ok? Va bene, proseguiamo. Ciao, cammelli. Qua abbiamo i cavalli. Uno è marrone e bianco, mentre quell'altro è marrone. Anche questo mi ha battuto in duello. Chi? Il cavallo? Sì, mi ha battuto anche lui in duello. Come ti ha sconfitto in duello? Saltando e atterrando sulla mia coda. Ai! Oh, che figuraccia che hai fatto con il nuovo avversario. Va bene, ragazzi, andiamo avanti. D'accordo. Ciao, cavalli. Ed ecco qui i nostri animali a strisce. Sì, le zebre. Cosa hai da dire sulle zebre, Lumba? Dico sempre che sono cavalli a strisce. Ok. Guardate laggiù. C'è un bisonte. Wow, è proprio un bisonte. Va bene, andiamo a vederlo da vicino. Ok. Ciao, zebre. Ma che animali sono questi, Gibo? Non lo so. Credo che siano antilopi piccolini, ma non credo che siano antilopi piccoline. Credo che siano gazzelle, credo. Sì, sembrano proprio gazzelle. Però la gazzella mi ha battuto in duello. Come ti ha battuto? Beh, io e una gazzella abbiamo fatto una gara di corsa e lei mi ha battuto. Ah, povero Zait. D'accordo, Zait, ne riparliamo dopo. D'accordo, salutiamo le gazzelle e andiamo avanti. Ok, ciao gazzelle, adesso andiamo avanti. Sì. Ehi, Gibo, ecco qui i tuoi cuginetti.
Oh, i cuccioli di zebra! Sono i figli di Zebracchia. Però avete visto, sono alzati in piedi. E dove vanno ora? Vanno verso la mamma, credo. Aspetta, seguiamoli. In effetti è proprio vero, stavano andando verso la mamma. Zia Zebracchia. Va bene, zia Zebracchia, prenditi cura dei tuoi cuccioli. Sì, mi ricorda Chiodino quei cuccioli di zebra. Ok. Ciao mamma zebra con i tuoi cuccioli. Un intero branco di gnu. Caspita, è vero, sono un branco di gnu. Però sono pericolosi con le corna. Sì, perché quando li fai arrabbiare ti danno le cornate. Hai ragione, Zait, meglio non farli arrabbiare. Questo non è lo gnu che ha sfidato Elliot qualche giorno fa. No, sono diversi. E perché riposano? Perché sono stanchi. D'accordo, lasciamoli riposare e andiamo a vedere se ci sono altri animali belli che possiamo vedere. Ok, ciao gnu. Qua ci sono i lama e i bisonti. Caspita, sono proprio i bisonti. Però per tutti i draghi, è vero. E ci sono anche i lama. Caspita, per tutte le strisce, è vero. Di là c'è un intero branco però. Solo che il bisonte mi ha battuto in duello. Come ti ha battuto? Dandomi una cornata, ovvio. Ok, andiamo a vedere più da vicino il branco di bisonti. Ok. Da qui vediamo bene un branco di gnu. Da qui vediamo bene il branco di bisonti. Sì, li vediamo bene. Ci sono anche i watussi con loro. Caspita, è vero, ci sono i watussi con loro. Però lo sai come ho cacciato un watusso? Come? Nascondendomi nei cespugli e inseguendolo. Ah, ok. Però il bisonte mi ha sconfitto dandomi una cornata sul sedere. Vedo che non hai fatto proprio una bella figura con un bisonte. Lo voglio dimenticare quel brutto ricordo. Ok, proseguiamo. Ciao a tutti e ciao bisonti. Guardate che bestione è questo. Mitico! Questo è un gaur. Cosa? Un gaur, Lumba, un gaur. Ed è un'altra razza di bufalo. Oh, mitico! Senti, signor gaur, vogliamo prenderci un tè insieme? Cosa ha detto? Non sa parlare, Lumba. Gli animali veri non parlano come gli umani. Comunque avete visto che corna che c'ha? Sembra quasi un watusso. Sì, sembra quasi un watusso. Ok, proseguiamo. Ciao, signor Gaur. Guardate quello. Oh, caspita, quello è gigantesco. Però sapete cosa invia il Gaur? Cosa invia? È in via d'estinzione questo animale. Oh, mamma, è in via d'estinzione. A me non piacciono le estinzioni. Beh, Lumba, anche a me non piacciono molto le estinzioni. Va bene, proseguiamo perché non voglio estinguermi. D'accordo. Ciao, Gaur. Guardate lì, c'è una... Prova a dire che è un aspirapolvere gigante e io ti riempio di botte. Ok. È un elefante. Bravo, ti avevo avvisato, Lumba. Comunque avete visto? Si sta agitando, credo. Sì, si sta agitando. Questo elefante mi ricorda Tina, l'elefantessa. Sì, anche a me ricorda Tina, quell'elefante lì. E anche il suo cucciolo Dumbo. Comunque ne abbiamo già parlato che il naso lungo dell'elefante si chiama proboscide. Sì, l'abbiamo capito. Va bene, proseguiamo, così lo vediamo da vicino l'elefante. Ok. Ed ecco qui gli elefanti asiatici. Caspita, è vero, sono gli elefanti asiatici. Però avete visto che pupù che fanno? Sì, la loro pupù è enorme. Comunque usano la proboscide per prendere i frutti dagli alberi.
Sì, ne abbiamo già parlato, Lumba. Ci sono due razze di elefanti. Sì, ci sono due razze di elefanti. Non hai niente altro da aggiungere, Lumba, riguardo agli elefanti? No. D'accordo, proseguiamo. Ciao, elefanti. Comunque, quegli animali che abbiamo visto prima erano i lichi del Nilo. Caspita, è vero, erano proprio i lichi del Nilo, quelli là che abbiamo visto prima. Ed ecco qua il cartello ora. Va bene, proseguiamo. Guardate come corrono. Avete visto? Sì, stanno giocando. Stanno proprio giocando, ma... sono entrate nella casetta ora. Sì, sono entrate nella casetta quelle zebre lì. Dai, zebra, venite fuori. Comunque non vengono più fuori. Ah, peccato, perché ho visto che stavano giocando. Va bene, Lumba, le hai viste. D'accordo, ciao zebra nella casetta. Comunque ragazzi, abbiamo finito il safari. Rimane solo il parco da vedere. Sì, ora dobbiamo vedere tutto il parco. Qua c'è il cane della prateria. Oh, caspita, è vero, il cane della prateria. Però avete visto che gabbia che hanno questi cani della prateria? Sì, hanno una gabbia intera enorme. Ma perché si fa vedere solo questo? Perché gli altri stanno nascosti, per questo non si fanno vedere. Lì ce ne sono altri tre. Caspita, è vero, ce ne sono altri tre lì. Allora è un'intera famiglia di cani della prateria. Però quello sta facendo la guardia. Sì, sta proprio facendo la guardia. D'accordo, proseguiamo. Ok, ciao cani della prateria. Ragazzi, ora andiamo verso l'ingresso pedonale. D'accordo, andiamo. Guarda, un intero branco di babbuini. Caspita, un intero branco di babbuini. Per ora qua sopra li vediamo bene le scimmie. Sì, è vero, le vediamo bene da quassù. Ma comunque dove stanno andando? Stanno andando verso di là, credo. Ok. Va bene, proseguiamo. Ciao babbuini. Ragazzi, ora vediamo gli animali della fattoria. Dai, vediamoli. Guardate qui che abbiamo. Oh, le capre. Sì, sono proprio le capre queste. Solo che sono tante. Queste hanno le corna grandi, mentre le altre hanno le corna piccole. E quella è senza. Ok. Comunque, signore capre, siete davvero belle. Sì, l'abbiamo capito che sono belle. Guarda come le dà la cornata. Oh, che cattiveria gli ha dato, l'ha fatto allontanare. Avete visto? Sì, ha dato le cornate a quella. D'accordo, proseguiamo. Ciao capre. Ci sono pure gli alpaca in mezzo alle capre. Sì, ci sono pure gli alpaca. Però gli alpaca sono morbidosi rispetto alle capre. Tu dici, Zait? Sì. Allora va bene. Comunque, signor alpaca, siete davvero morbidosi. Va bene, proseguiamo. Ciao alpaca. Guardateci pure un po' insieme alle capre e l'alpaca. È vero. Comunque continua a bisticciarsi. Sì, continua a bisticciarsi. Comunque anche il pony sta cercando cibo, credo. Sì, credo che anche il pony stia cercando cibo. Però il pony è più bello rispetto al cavallo, quello grande. Va bene, proseguiamo. Ciao pony. Guardate. L'asinello. È nato l'asinello. Però questi sono sempre gli asini dell'asinara. Caspita, l'asino dell'asinara, è vero. Però sono mamma e papà con asino con il loro cucciolo, l'asinello. Già, ciuchini. Solo che il loro verso si chiama arrabbiare. Però attenzione a non farli arrabbiare, perché quando si arrabbiano posso tirare un calcio. Allora meglio non farli infuriare, altrimenti ci daranno un calcio. Ok. Ciao mamma e papà, asino dell'asinara e cucciolo di asinello dell'asinara. Guardate che tenerezza! Oh, il coniglietto! Per esattezza è un coniglio europeo, che ho visto il cartello. Ok. Comunque, io mi sono preso un tè con un coniglio. Davvero? Che gusto te lo sei preso con il tè e il coniglietto? Me lo sono preso alla pesca.
Il tè alla pesca è proprio buono. Però ai conigli piace mangiare le carote e la verdura. Ok, d'accordo, proseguiamo. Ciao coniglietto. Questo uccello è stranissimo. Già, questo uccello è stranissimo. Che uccello è questo? Lo so, vediamo il cartello. Allora, questo si chiama Seriema. Seriema dalle zampe rosse, detto anche Coriama cristata. Ok, mai sentito nominare questo nome? Già, è la prima volta che lo sentiamo. Solo che anche lui è un volatile. Ne sei sicuro? Sì. Va bene, proseguiamo. Ciao Coriana Cristiana. Guardate lì. Oh, wow. È uno scimpanzé quello. Oh, il frappè. No, lo scimpanzé lumba. Il purè. No, lumba, lo scimpanzé. Scimpanzé. Ok, scimpanzé, ok. Rimane lì perché dorme e ha troppo caldo. Vabbè, ma oggi non fa caldo, vedete, si muove. Caspita, è vero, lo vedo, si muove. Va bene, proseguiamo. Ciao, scimpanzé. Ragazzi, ora stiamo per entrare nella piccola fauna. Dai, andiamo. Che tenera quella scimmietta. È Luisti di Gibbo. Ah, Luisti, è vero. È proprio Luistiti. Però avete visto cosa fa? Si sta toccando la coda. Guardate qua sotto. Oh, ce ne sono altri di Luistiti. Caspita, sono due. Però che teneri che sono i Luistiti. Va bene, proseguiamo. Ciao Luistiti. Guarda che animali sono questi. Beh, Lumba, sono animali finti. Sono il fagiano e altre razze di uccelli. Ok, allora sono finti, sono statue. È vero, Lumba, è vero. Comunque proseguiamo perché voglio vedere se ci sono altri animali finti. Ok, allora qua ci sono le razze di uccelli che hanno vinto il premio. Ok, allora sono animali da record. Sì, sono proprio animali da record. Ognuno ha il suo distintivo della vittoria. Ok. Comunque voglio vincere io nei prossimi giorni. Ok, ti faremo vincere nei prossimi giorni. D'accordo, proseguiamo. Comunque questi sono mammiferi roditori, credo. Sì, sono mammiferi roditori. Per esempio abbiamo conigli arietti, capibara, ghiri e scoiattoli. E abbiamo topi e altro. Ok. Ma sono animali imbalsamati? Credo di sì, Lumba. A me sembrano statue. D'accordo, proseguiamo. Ciao, animali finti. Qua ci sono sempre i capibara e i topi e i conigli, vero? Sì. Mi sa che sono sempre animali imbalsamati, credo. A me sembrano statue. Va bene, con imbalsamati, statue, ovvio. A me sembrano statue. D'accordo, proseguiamo. Qua ci sono altri animali imbalsamati. Caspita. Ma perché li hanno imbalsamati piuttosto che seppellirli? Perché è un altro modo. Non ti ricordi le mummie nell'antico Egitto che le persone venivano imbalsamate e mummificate con le bende? Però questa stanza sta facendo vedere solo animali imbalsamati. Vero, proseguiamo. Guardate com'è bello quell'uccello. Caspita, è bellissimo. Quello è il cacatua. Un caca cosa? Un cacatua, Lumba, un cacatua. Ah, vero, è il cacatua. Ma comunque chi è che sta facendo questi versi qua fuori? Non lo so, Lumba. Comunque il signor cacatua sei davvero fighissimo con quel colore bianco. Sì, sempre bianco, come la neve. Va bene, proseguiamo. Ciao cacatua. Allora ragazzi, qua ci sono soltanto animali imbalsamati. Sì, animali imbalsamati solo. Ma fra quando finiamo questa stanza? Fra pochissimo, Lumba, fra pochissimo. D'accordo.
Ed ecco qui, abbiamo finito la stanza degli animali imbalsamati. Sì, abbiamo finito la stanza degli animali imbalsamati. Va bene, proseguiamo. Ciao, stanza con gli animali imbalsamati. Qua ci sono i coccodrilli e la tartaruga zannatrice. Sì, sono i coccodrilli e la tartaruga zannatrice. Guarda come si muove la tartaruga zannatrice. Però si muove nuotando. Sì, si muove nuotando. Comunque anche il coccodrillo l'ho battuto in duello. Ne sei sicuro, Lumba? Sì. Come? Ruggendo. Wow, però. Però avete visto, ci sono tre tartarughe. Una sta qua, lì, l'altra sta là e un'altra sta lì. Si è mangiato la foglia la tartaruga zannatrice. Però, allora è onnivora. Onnivora? Sì, è proprio onnivora. Va bene, proseguiamo. D'accordo. Ciao coccodrilli. Ciao tartarughe azzannatrici. Guardate i fenicotteri. Wow, è proprio i fenicotteri. Sì, sono proprio i fenicotteri. E guardate quassù. Oh, c'è la cicogna. Ci sono anche le avocette. Caspita, è vero. Allora è una voriera. Avete visto? È arrivata la gru e ha fatto scappare i fenicotteri. Sì, cattiva gru, cattiva. Però i fenicotteri sono proprio eleganti rispetto alla gru. Sì, sono proprio eleganti. Va bene, proseguiamo. Ok. Ciao voliera. Ragazzi, ora stiamo per entrare nel vero rettilario. Guardate l'iguana. Wow, sì, è proprio l'iguana. Sono proprio l'iguana. Però sono tre in questa vetrina. Sì. E questo si chiama iguana dai tubercoli. Ah, iguana dai tubercoli. Sì. Però avete visto? Quello ci sta osservando. Sì, ci sta osservando. Va bene, andiamo a vedere altri rettili. Ciao, iguana. Guardate che serpentone. Oh, wow. Quello è il pitone reticolato, Lumba. Oh, pitone reticolato. Sì. Solo che mi ha battuto il duello quel pitonaccio. Ne sei sicuro? Come? Mordendomi. Per colpa di quel morso sono andato all'ospedale e mi hanno fatto la siringa per rimuovermi il veleno. Ah, oh, povero Gibbo. D'accordo, la prossima volta vincerai, promesso. D'accordo. Va bene, proseguiamo. Ciao, pitone reticolato. Guarda che serpenti! Oh, wow! Sono serpenti belli grossi questi. E questo si chiama boa costrittore. Ah, oh, boa costrittore si chiamano. Sì, si chiamano boa costrittori. Mentre quest'altro si chiama boa tericolo del Madagascar. Ah, allora si chiamano così questi due serpenti? Sì, si chiamano così. Va bene, proseguiamo. Ciao serpentoni. Guardate qua. Wow. Questa è sempre l'anaconda gialla. Ah, è sempre l'anaconda, è vero. Sì, però. E guardate lì, ce n'è un altro. È vero, ce ne sono due di anaconda. Però. Però ricordiamoci che gli anaconda non sono velenosi. Ah, meno male. Però dormono ora. Sì, per ora dormono. D'accordo, proseguiamo. Ciao anaconda. Guardate qua le tartarughe. Oh sì, le proprie tartarughine. E questa si chiama tartaruga cinese dal collo striato. Oh, tartaruga cinese dal collo striato. E vabbè. Oh, eccolo, sta venendo qui. Signora tartaruga, sei bellissima, dai, vieni fuori.
Ah, eccola qua. Aspetta, aspetta, allunghiamo un po' la telecamera. Si vede bene ora. Però sono due. Però quella è la sua pupù. No, quella è un tronco di legno. Ah, ok. Dai, vieni qua. Vieni qua, tartaruga. Vieni qua. Eccola qua. Va bene, proseguiamo. Ciao, tartaruga cinese dal collo striato. Guardate, un cucciolo di coccodrillo. Oh, che tenero. Tenero? Ma è un po' pauroso. A me sta simpatico il cucciolo di coccodrillo. Però non ti ricordi, il coccodrillo l'ho battuto in guello, ruggendo. Sì, l'abbiamo saputo che l'hai battuto ruggendo. Perché rimane lì nascosto? Perché è a caldo e riposa. Ma vedi, ha una piscina. Dai, cucciolo di coccodrillo. Vai, fai il bagno. Ah, non ha voglia di fare il bagno, Lumba. Preferisce solo rimanere lì. Va bene, andiamo avanti. Ciao, cucciolo di coccodrillo. Qua ci sono la mamma e il papà del cucciolo di coccodrillo di prima. Caspita, è vero, ci sono anche la mamma e il papà. Quello è nell'acqua, mentre quello è fuori dall'acqua. Ok. Però li vediamo bene lo stesso, vero? Sì, li vediamo bene lo stesso. Va bene, proseguiamo. Ciao, mamma e papà coccodrillo. Guardate com'è grande questa tartaruga. Oh, wow, è gigantesca. Per l'esattezza è una testuggine. Ah, ok, la testuggine. I segni sulla sua corazza servono per far vedere quanti anni vivono. Ok, zoito. E il guscio è sempre la sua casa per proteggersi dagli altri predatori. Ok. Va bene, proseguiamo. Ciao, testuggine. Ed ecco qui, abbiamo finito il rettilario. Va bene, proseguiamo. Ciao, rettilario. Qua c'è un suricato e una tartaruga gigante. Caspita, è vero. Ma quello fa la guardia, quel suricato lì. Caspita, è vero, fa la guardia e gira pure la testa da destra a sinistra. Però se facciamo il verso dell'aquila scappano via. Ne sei sicuro? Sì. Allora meglio non fare il verso dell'aquila, altrimenti scappano via. Ok. Andiamo avanti. D'accordo. Ciao, tartaruga. E ciao, suricato. Qua ci sono gli emu. Caspita, è vero, ci sono proprio gli emu. E ci sono anche i wallaby con loro. È vero, ci sono proprio i wallaby. Però avete visto quello com'è bianco? Sì. Sono, i wallaby sono anche mammiferi marsupiali. Marsupiali, quelli che tengono i cuccioli nel marsupio. Sì, quelli che tengono i cuccioli nel marsupio. Ok. Però avete visto come cammina l'emu? Sì, cammina molto bene. Va bene, proseguiamo. Ciao emu e ciao wallaby. Guardate qua, ci sono i lemuri. Oh, è vero, i lemuri. Gli animali a coda strisce. Sì, sono proprio i lemuri questi. Non ricordiamoci che i lemuri sono primati. Vabbè, non ci dimenticheremo mai che i lemuri sono primati. Va bene, proseguiamo. Ciao, lemuri. Guardate, qua ci sono un sacco di lemuri qua. Caspita, è vero, un intero branco è questo. Adesso li vediamo bene, i lemuri. E i lemuri sono sempre primati. Sì, sono sempre primati i lemuri. D'accordo, salutiamo i lemuri perché il parco sta chiudendo. Va bene, ciao lemuri. Ed ecco qui, abbiamo finito tutto il parco e il safari. Sì, abbiamo finito tutto il giro. Mi è piaciuto tantissimo questo zoo safari. E a voi ragazzi, anche a voi vi è piaciuto lo zoo safari di Ravenna? Se vi è piaciuto lasciate tanti like e tante visualizzazioni.
e noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli. Ciao amici. Ciao a tutti.